Sostenibilità ambientale, energetica e sinergie tra le istituzioni pubbliche per raggiungere gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 sono i temi al centro della quarta edizione del Festival della Sostenibilità. La manifestazione in corso a Crispiano, in provincia di Taranto, proseguirà fino a domenica 26 maggio con incontri e talk negli spazi rinnovati della Biblioteca Carlo Natale. Tante sollecitazioni e tante eh, idee per poter imparare a vivere sempre di più sostenibili eh, e in generale coinvolgendo per esempio anche le scuole del territorio e le associazioni in un percorso che già da diverso tempo stiamo facendo mettendo a punto tutte quelle buone pratiche sostenibili che possono fare la differenza per il futuro. Tra gli appuntamenti più attesi il dibattito Puglia 2030 e Rete dei Comuni Sostenibili al quale hanno partecipato tra gli altri anche Serena Scorrano, funzionaria del Dipartimento Amministrativo ambiente, paesaggio e qualità urbana della regione Puglia, la responsabile della sostenibilità di AQP Elodia Gagliese e il direttore di Arpa Puglia Vito Bruno. Tenere insieme l'economia, il territorio e l'ambiente è proprio la sfida più complessa. Questo deve portarci ad avere una visione, quindi a guardare quello che avviene oggi, perché dobbiamo fare presto, ma dobbiamo fare anche bene e quindi dobbiamo avere una visione perché tenere insieme questi tre elementi è la vera sfida del futuro. E ciascun programma, piano della regione di orientamento, di governance territoriale, di finanziamento ha dentro di sé in questo momento degli obiettivi di sostenibilità, quindi come regione... Crediamo che questo documento ci possa accompagnare da qui al 2030 proprio per permeare le politiche regionali di sostenibilità. Noi eh, dal 2021 abbiamo integrato la sostenibilità nella strategia aziendale e lo abbiamo fatto attraverso un eh, piano della sostenibilità che traguarda il periodo 2022-2024 e quindi andiamo a monitorare periodicamente quello che è lo stato di avanzamento delle azioni che Acquedotto Pugliese mette in campo e che sono molteplici, che ricadono sia nell'ambito ambientale ma anche sociale e con notevoli ricadute anche su tutti i territori eh, gestiti.